A te l'onore. Ah, apro io proprio. Questa canzone. Ravvivati i capelli. Ravvivati i capelli. E poi con capelli sono migliaia di rime baciate, tipo? O fornelli, uccelli. Ma forse non è un imperativo questo però, perché magari questo è ravvivati i capelli, virgola. Ravvivati i capelli mi piace molto di ravvivati più. Ravvivati i capelli. Qualcuno che sta per uscire. Sì, arricciati i baffi. Esatto. E quindi è una donna baffuta. La donna baffuta è sempre piaciuta. Parla di una ragazza che giustamente esibisce un bel baffo, sì, perché no, noi non lo troviamo particolarmente sgradevole, no. Però magari poteva andare dal coiffeur prima di uscire. C'era una canzone, cioè, insegnata elementari. Saluta la bassa. Arrivati i capelli. Vai, lei è una donna di razza bianca caucasica, pure me lo immaginavo così. Secondo me non si trova in Italia. Si è ravvivata i capelli, cos'altro ha fatto? Si è messa un bel vestito. Usiamo la parola macchiage. Macchiage, sì. L'ho scritto bene? Ma come scrivi bene tu le cose in francese? Scrivimi abat-jour. Abat-jour. Mamma mia. Poi c'è anche un messaggio politico che adesso non stiamo qui a raccontare, perché insomma mi sembra anche troppo chiaro qual è il messaggio politico nascosto. L'idea mia è che adesso c'è proprio il narratore che interviene nella storia, che gli ingiunge ravvivati i capelli, no? C'era qualcosa che mancava. È una canzone femminista. Femminista. Però armonicamente stiamo facendo una cosa da quinta liceo, eh. Ma certo, ma no, dopo faremo il finale. Il finale sarà tutta una roba metafisica. Mi piace l'imitazione del trombone questa. Non la conosciamo ancora abbastanza questa ragazza. Secondo strofa, ravvivati i capelli, per Dio. Quei cazzo di capelli. Modo, Ha fatto l'alberghiero. Sì. È una... È un po'... Se solo i suoi capelli fossero più belli, lei sarebbe perfetta. Sarebbe perfetta. Fa re minore, X, sol. Ravvivati i capelli che sono così belli, guarda il domani, ci sono i gabbiani, è presente, no, è proprio le... Ma i baffi ce li ha ancora, perché si sta tenendo per scelta. Le voglio dire che è bellissima. Siamo un po' impantanati. Una cosa, fra l'altro, neanche tanto facile, però mi sono divertito, se ti devo proprio dire la verità. Sì. Ma se tu metti di fronte l'uno all'altro, Goldrake e Godard, secondo te chi vince? Sì, demone. Quindi, cioè... Ok, voi ci siete? Si è messa un bel vestito, si è fatta il maquillage. Per mesi ha digiunato, ma i baffi ce li ha ancora. I baffi, signori, i baffi, ancora i baffi. Seguace delle mode, le mode, fedele al décolleté, ha fatto l'alberghiero in un école privé. La rotina, signori, è arrivato la rotina. Poi scende giù in strada, calpesta e boulevard, col baffo bersagliere, ma in testa cosa avrà? Ravvivati i capelli, che mancano solo quelli, per essere all'altezza di Godard. I baffi sono belli, ma mai come i capelli, te li dovresti solo pettinare. Ravvivati i capelli, che mancano solo quelli, per essere all'altezza di Godard. I baffi sono belli, ma mai come i capelli, te li dovresti solo pettinare. Beh, infatti, poi c'è la seconda parte di questa canzone. Ah, in cui lei si è ravvivata i capelli. Esattamente. C'è la duretta. C'è il riscatto, no?